Dopo sei mesi intensi e ricchi di emozioni, il Grande Fratello ha incoronato la sua nuova regina. Perla Vatiero, la 26enne di Angri, si è aggiudicata il titolo e il montepremi del reality. Al GF Perla trionfa e Mirko si lascia andare. Caos totale in studio. La competizione si è rivelata una delle più avvincenti, con la giovane che ha conquistato il cuore del pubblico e la maggioranza dei voti, superando l'altra finalista, Beatrice Luzzi, con un rispettabile 55%. La serata finale è stata un roller coaster di sentimenti. Già l'ingresso nell'ultima fase del gioco ha regalato momenti di puro spettacolo, con Letizia Petris che ha guadagnato un posto tra i finalisti, battendo Sergio Dottavi e Greta Rossetti. I giochi dunque si sono fatti seri, e la tensione tra i partecipanti è palpabile. Con Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi, Rosy Cin, Simona Tagli e Letizia Petris ancora in gioco, i televoti si sono susseguiti rapidamente, decretando l'uscita prima di Varrese e poi, in un secondo televoto, di Letizia. Il pathos non è mancato fino all'ultimo momento. Le quattro concorrenti finali Simona, Beatrice, Rosy e Perla si sono date battaglia fino all'ultima luce spenta nella casa. Tra loro, Perla e Beatrice si sono distinte, dimostrandosi le vere animatrici della stagione. Ma è stata Perla a fare l'ultimo clac sull'interruttore, segnando così la fine del suo percorso nella casa più spiata d'Italia. L'eco del successo di Perla Vatiero al Grande Fratello è stato amplificato da un elemento che ha catturato l'attenzione di tutti: la reazione esplosiva di Mirko. Il loro amore, che aveva attraversato momenti turbolenti durante l'ultima edizione di Temptation Island, è rinato tra le mura del GF, consolidandosi in quello che ora appare essere un futuro promettente per la coppia. L'apice di questa favola si è concretizzato quando Mirko, osservando la proclamazione della vincitrice, ha esultato con un tale slancio da rischiare quasi di cadere, un segno evidente della sua euforia e affetto per la vittoriosa Perla. La vittoria di Perla ha segnato non solo la fine del gioco ma anche l'inizio di una nuova narrazione per lei e Mirko, con il pubblico che ha assistito a un epilogo degno di una trama sentimentale. Un viaggio emotivo condiviso con milioni di spettatori, che hanno vissuto ogni istante dell'avventura dei protagonisti, ora giunti a un meritato epilogo dopo mesi di convivenza, sfide e sorprese.